Ok, tier list Poketubers italiani con i Pokécide di sottofondo. Facendo questa tier list perché sì, l'ho creata io, ho notato che in realtà in Italia non c'è così tanta povertà di contenuti a tema Pokémon come si pensa. Cioè, sono sempre meno di quelli americani, ma perché? Ovvio, l'America è un paese molto più grosso e ovvio che ha molti più contenuti. Però l'Italia è un paese comunque abbastanza completo nei content creator che portano Pokémon. Cioè, può trovare bene o male di tutto. Rixel è un canale che mi sta molto simpatico, cioè come persona che sta molto simpatica. Si è fatto vedere nel periodo di Spada e Scudo portando i classici video top 10 evoluzioni, forme regionali che ci saranno in Spada e Scudo. Per questo stile di editing mi piaceva veramente molto. Mi viene in mente uno dei suoi ultimi video, vabbè ultimi, un anno fa, praticamente, dove rompe la Switch e ci mette lo scotch. Solo Rix si può inventare queste cose. Per il resto, top è un YouTuber che non ho seguito molto. Tra l'altro, stai avendo una, tra virgolette, seconda vita con il suo secondo canale che non tratta Pokémon, quindi non lo tratterò, ma che è geniale. Quindi passate sul suo ca secondo canale se non l'avete ancora fatto, perché è una perla. Purtroppo ultimamente sta facendo sempre meno video, più le reaction veloci sta facendo. Poi molte su intro facevano spaccare. Emblematico id. Gli darei una B, dai. Penso ci possa stare. Allora, Rocket 25 è stato uno dei primi a farmi avvicinare a Pokémon. Con i suoi top 10, i suoi video approfondimenti sui Pokémon più rari di Sole e Luna. Per di uno. Si concentra più anche. Si concentrava anche in passato su approfondimenti con l'anime. Ultimamente più sui videogiochi e soprattutto sulla Chrome, e che ci sta. È un Poketuber semplice, semplice, così definirei Rocket, e non è assolutamente un difetto, ragazzi. Meglio semplice che brutto. Vabbè, brutto nel senso, realizza i video male, parla male. Ci stai dai una B sopra l'X, ma più per la questione affettiva. Perché è stato uno dei primi che ho conosciuto. Tra l'altro, ora che mi vengo in, me ora mi vengo in mente anche altri video, tipo Ranked dal peggiore al migliore, i giochi Pokémon, le forme allora, eccetera. Quelli hanno veramente video belli. Anche su sedi editing, molto semplice, molto clean, con le dissolvenze invece dei transizioni veloci. Quindi, anche su sedi editing ci sta un botto. Allora, The Bad Baker. The Bad Baker, Poketuber recentissimo, quindi di quest'anno, ha cominciato a fare video praticamente quando il sito di Incendiarchas, il suo primo video è stato come completare velocemente il Pokédex Incendiarchas. L'ho seguito dai 60 iscritti, quindi un mesetto dopo che ha aperto il canale, un mesetto, 2 mesetti dopo, e appena seguito è tipo cresciuto a velocità della luce. Allora, i suoi video principali sono il tuo Pokémon preferito, il tuo video, il tuo gioco preferito, TDA chi sei. Che è un format che in realtà mancava un pochino in Italia. Ricorda molto MV Perry. Il problema è che molte cose le scrive male. Cioè, molti suoi testi sono scritti un po' strani. Tipo fan invece scrive fun. Cioè no, di scrive fan scrive fun. Poi, tanto, molte volte si sbaglia dicendo Diamante Splendente, ma non lo so se voleva unire insieme i titoli o è un errore involontario. Pokémon Diamante Splendente e Perla Lucente. The Bad Baker, tra l'altro, una cosa che mi ha stupito è che anche lui fa disegni. Anche Rixel faceva disegni. Se Rixel avesse concentrato tutto il suo focus del canale sui disegni, a questo zio sarebbe famoso. Perché sa disegnare Rix. Lo sta facendo un po' meno di questi tempi, però se lo faceva tanto, a quest'ora sarebbe più in alto. Io direi dai una B in mezzo. Qua valuto da quello che preferisco a quello che meno preferisco nella tier. Aikatepi. Aikatepi è un giocatore competitivo del Pokémon TCG. L'ho scoperto grazie a Fedek95ita con i suoi Road to World Championship, mi pare si chiamino. Comunque, Aikatepi, dicevo, giocatore competitivo ai Pokémon TCG, ho visto alcuni suoi video sul canale, soprattutto quando ne andavo su TCG l'anno scorso, e devo dire, cioè, è bravo,
Però la qualità dei suoi video è un po' così, nel senso c'ha sempre la webcam strecciata, una cosa che detesto. Sì, non è bravo molto a intrattenere, nel senso quando vedo un suo video mi viene da addormentarmi. Quando un suo video solo se devo imparare un po' come funzionano i mazzi, eccetera. Metto in C, C è proprio è indifferente, D proprio quelli che non sopporto, più o meno. Axo, sorpresa 2021, grande ritorno. Axo ha fatto i primi 20.000 iscritti con la Pixelmon anni e anni fa, poi ha abbandonato YouTube. Poi è ritornato nel 2021 a marzo, ora è un po' inattivo ma perché ha problemi suoi, quindi lasciamolo stare. Si è rivelato subito un content creator molto qualitoso, come dire. Cioè, nel suo primo video, dove è tornato, ha detto: ragazzi, ho speso tutti i miei soldi per questo progetto. Lui sì che ci credeva. Ci credeva molto. Ci crediamo, aveva anche in sede contenuti molto atti a pubblico. Cioè, i nomi dei Pokémon in italiano sembrava un format stupido. In effetti lo è. Però simpatico, atti a pubblico. Atti a pubblico è divertente, ho imparato a conoscere Axo grazie a questi video. Io l'ho seguito da settembre, Axo, quindi abbastanza tardi. E me ne sono pentito perché ovviamente un content creator. Lui è uno dei pochi che ha più o meno fatto in asse la community Pokémon. Concordo. Anche la sua ROM e Pokémon Sofoco con noi Pokémon in italiano. Ovviamente una buona idea. Poi, prendere curiosità più nascoste nel mondo Pokémon Web. Anche quella è una bella idea. L'unica idea che ho un po' più debole è valuto tutti i Pokémon Shiny, perché è un formato abbastanza banalotto e che puoi fare soltanto se hai un grande seguito. Però l'idea di invitare altri YouTuber in quella serie è buono. È molto buona come idea. Quindi Axon metterei in A quasi S. È un content creator e ci sta. Mi sono divorato subito i suoi video. Dark David è stata una colonna portante quasi Pokémon all'epoca. È stato uno dei primi a usare i 3DS Capture per il 3DS, che è veramente costoso, ragazzi, tipo 200 euro per modificare 3DS oppure 1000 per uno nuovo. E lui è uno che ci credeva. Uno delle sue serie di punta è la Nuzlocke con Frederick, che ho soffocato a vedere fuori anni e anni fa. Ho visto poco i suoi video, però direi che non è importante, è una bestemmia. Però mi è stato abbastanza indifferente. Ed è Nuzzy sopra ai Caterpie. Penso ci stia. Ah, pari del diavolo, spunta e corda. Frederick 95 Ita, signori, colui che ha portato Pokémon in Italia, tra i primi a portare Pokémon in Italia e soprattutto a renderlo famoso in Italia. Infatti, non vi nascondo che mi sono avvicinato a Pokémon grazie a lui. Le sue serie, Randomizer, sono veramente fighe, ogni anno ne trova una geniale e questo è un grande punto a suo favore. Ma il vero punto di forza di Frederick sono le carte. Più che altro il collezionismo e lo spacchettamento. Si concentra più sui spacchettamenti, concentrava di più agli inizi, cioè concentrava gli inizi sui spacchettamenti, poi è mollato perché costava troppo. Poi nel 2016 è ritornato completamente a caso con i spacchettamenti dopo vari gameplay e 100 cose che non sai di Pokémon, anche quelli format che hanno portato al tuo pubblico. Totalmente a caso è stata un'idea vincente però, perché con te a portare spacchettamenti ha potuto aprire una sua azienda, cioè un suo negozio, il FedEx Store, che è praticamente uno dei negozi più importanti d'Italia, riguardanti il mondo Pokémon, quindi FedEx ci ha visto, purtroppo ultimamente concentra sempre di più sui spacchettamenti, fa solo video spacchettamenti e poi un gameplay del gioco che è appena uscito e un gameplay randomizer con altri YouTuber. Questi due valgono praticamente il prezzo del biglietto di Frederick. Però secondo me ci stava anche tipo fare video le carte più rare di Pokémon oppure le carte più ricercate ai collezionisti, come iniziare a collezionare. Insomma, Frederick secondo me pot ha il potenziale per una guida sul collezionismo dei carte Pokémon. Però preferisse spacchettare. Giusto così. Però vedere anche video non solo spacchettamenti, sarebbe meglio. Io darei una A alta, perché, ripeto, le sue randomize valgono tutto. Valgono tutto ogni volta se ne inventa una. Ogni
tu ti puoi iscrivere a FedEx solo per vedere quella serie all'anno, è giusto? E nessuno ti può biasimare. È arrivato il mitico Lady Team, Ivo e Vori. Da dove iniziare? Inizio 2021. Le squadre ideali. È un format che qualsiasi YouTuber aveva sotto il naso. Sotto il naso, ma che non voleva prendere. Ivo e Vori l'ha fatto. Ivo e Vori l'ha fatto e è stato bravo. Questo c'è da dirlo. Perché ha preso un format che nessuno ha fatto in Italia. Ha fatto solo due video quel format prima. Un format americano l'ha portato in Italia ed ha spammato. E ha fatto bene. Dire che Ivo e Vori non ha cambiato YouTube Italia nell'ambito Pokémon è una blasfemia. Una blasfemia solo per questa idea. Dato anche valutare i team ci sta. È stato bravo, è stato bravo e anche adesso sta trovando nuove idee. Ora si sta avvicinando un po' al competitivo, ma lo ritengo un po' borderline rispetto ai contenuti che porta di solito. Il problema è la qualità dei suoi team. Ogni team ha sempre un errore. Valuta i team dei suoi fan da Typhlosion, eruzione sostituto. Per dirne una. Dice che distorto zone è difficile da usare. Però ragazzi, ho deciso di mettervi Axelgor perché magari non tutti riescono a utilizzare bene Distorto Zona. Mette Tyranitar in netcode Soul Silver, che si prende tipo post-Lega nel team ideale. Però ripeto, è stato importante per la community italiana, è stato importante. Sta importante e sta stringendo sempre più amicizia con molti YouTuber, quindi bravo Ivor. Bravo Ivor, però migliora i tuoi team. Migliora i tuoi team e ti metto in B sotto a tutti. Ripeto, il tallone d'Achille di Ivor è la qualità dei suoi team. Ah, parlando ora di Creepy, Ivo ha anche editato sta cosa del giudico i vostri team Pokémon, anche Creepy lo sta facendo con i Swords. Per dirvi quanto è stato importante per voi. Poi, Creepy. Siamo arrivati, signori, Creepy. Allora, l'ho costruito nel 2019, quando aveva 10.000 iscritti, totalmente a caso. Faceva videoteoria. Non è ancora famoso. È arrivato durante la quarantena. È arrivata durante la quarantena la sua fama. Con le Pokémon Challenge. Poi finì i Pokémon B non solo Pikachu. Già con questa challenge si è attirato molto pubblico. Ma poi continuando in Kalados senza Pokéball, senza centri Pokémon, senza subire danni, insomma, Creepy è entrato sempre più grande. È più rinomato come streamer. Ma su YouTube fa gli assunti delle live in una maniera divina. Racconta per in maniera seria, ti coinvolge. E soprattutto, sempre nel 2020-2021, ha distinto su YouTube la sua parte seria, ossia teorie, gli assunti Pokémon Challenge fatti in modo serio, la sua parte comica, con i likes di Twitch. Infatti su Twitch è molto più scherzoso. Molto più scherzoso di queste challenge principali. Tipo Pokémon X evoluzione ogni livello. Sfondo meme ogni 3 secondi. È potente. Ora, ultimamente sta facendo più video Swords sulle sue migliori clip e ci sta. I Swords vanno fatti solo se ha avuto già una buona conoscenza di YouTube e ha imparato a fare video. Quindi io mi sento legittimato a fare Swords perché sono orgoglioso di quello che ho fatto. Quindi Creepy io lo metto in S, ma perché ha una narrativa incredibile. Content creator incredibile e sarà importante. È già importante e lo sarà anche negli anni prossimi. Poi, Poketonks. Poketonks, anche lui fondamentale per Pokémon in Italia. Ha iniziato, è stato lungimirante, un po' come Darkrai, ma lui di più. Ha preso anche lui un 3DS Capture. È stato uno dei primi a portare gameplay per 3DS con la qualità buona. È stato lungimirante. Sto lungimirante, infatti quei video hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Infatti il 3DS Capture lo usa ancora oggi. La parte di Capture, lui si basa più sul fare i gameplay lenti, ma al 100%. Chi cerca una guida, chi vuole finire un gioco al 100%, Poketonks è un maestro. È un maestro. Il problema è che rende un po' noiosi i giochi. Cioè, no, rende un po' noiosi i giochi. Il suo intrattenimento è un po' brando. Secondo me, se facesse più live, le fa qualcuna su YouTube, ma se ne facesse di più, sarebbe ancora più in alto.
Oppure facessi video con la cam e a volte scherzo. Anche lì sei ben capinato. Pokédex ha praticamente segnato la mia carriera di allenatore, quindi io gli direi di dargli una A. Però faccio fatica a vedere i suoi video oggi, perché abbastanza noiosetti. E tra l'altro è amico di quasi tutta la community italiana. Basti vedere, pochi giorni fa ha fatto i video con i Vorvori, che è tipo 50 volte più piccolo di lui. Per dirne una. Però purtroppo mi manca un po' di carisma. Cioè, a parte i Let's Go Betty, quale citazione vi ricordate di Tonks? Riversi sui miei scritti Donkey Kong, ma quella è una cosa recente. Quindi a parte quello, manca un po'. Manca un po' di meme. Andiamo avanti, Pokémon Next, attivo da 2015-2016. Ha iniziato a fare guide su Sole e Luna, settima gen, eccetera. Però andando avanti si è sempre più concentrato sulla serie animata. Ovviamente non è solo uno, è gestito da più persone. Però per i fan dell'anime è l'unico punto di riferimento. Cioè, ci stesse focalizzati sull'anime, i loro video, escludendo i shorts, sono o analisi dei leak, o analisi dei trailer e analisi dell'ultimo episodio Pokémon. Quindi io darei una cimia abbastanza indifferente, però metterò in mezzo, dai. Fake non mi ha mai detto nulla. Scusatemi se sbaglio, però ho visto poco qua, stesso canale. Le uniche cose che mi ricordo sono i Let's Play Pokémon normali e i suoi collab con Frozen, Gravy e Tonks. L'ho trovato sempre YouTube abbastanza banalino. Fake è morto, vabbè. A parte quello, nei suoi video è abbastanza banale, secondo me. Quindi ho idea da mettere una C. Ah, qua arriviamo ai pezzi grossi. Siopi Games, ragazzi. La sorpresa del 2021 per eccellenza. Aveva già un canale 2 anni prima, però ha fatto qualche video, poi dopo 2 anni è tornato. È tornato in grande stile. Ragazzi, ha uno stile di editing pauroso. Una narrazione simpaticissima. Ha un editing mostruoso, centinaia di ore. E tanto pochissime views, anche 300.000. 300.000. Secondo me per i video di quella qualità sono poche. Si concentra molto più su Nintendo. Però ho messo anche in Pokémon perché diversi video incentrati proprio solo su Pokémon. E c'è poco da dire. Cioè, basta guardare un video di Siopi Games ed è subito iscriviti. Quindi S alta. Non so se metterlo sopra o sotto Creepy però. Direi di mettere allo stesso livello. Si edita molto molto bene. Però pubblica poco, vabbè. Anche Marco Merino pubblica poco. Eppure è molto apprezzato come YouTuber perché edita i video a quattro mani da Cristo. Matty Smash, grande amicone Matty Smash. Allora, l'ho costruito totalmente a caso con i video della 3D All Stars. I suoi video sono veramente simpatici, pieni di gag. Il problema è, ci stanno i video che parlano di giochi del passato, ma parla di argomenti recenti troppo tardi. Parla di argomenti recenti troppo tardi, tipo, che so, una cazzata. Ieri ha pubblicato short di Kibisto in buffet, però era stato annunciato tipo la settimana fa. Sì, è bravo e fa bei contenuti, si edita bene, una qualità della cam buona, per un youtuber che ancora non ha 1.000 iscritti. Quando porta contenuti nel momento giusto viene ricompensato. Cioè, non dico il giorno stesso, ma almeno il giorno dopo, 2 giorni dopo, devi fare. Questa è l'unica pecca di Matti, però Matti è bravo, ti tiene incollato allo schermo. Ti tiene incollato allo schermo, è bravo a editare. Editing molto dinamico. Ci sta, quindi A sopra Pokétonks. Sopra Pokétonks perché sì. Scusate. Preferivo portare i video dopo, ma scritti e potrei subito mancarci i cani. Ci sta, Matti, ci sta. Però scusate, lo conto con rifetto, però è abbastanza importante. Questo non vuol dire che sei un cattivo YouTuber, anzi. Poi Francesco Pardini lo seguivo quando mi piaceva il VGC, ossia il 2017-2018, non mi ha mai detto nulla. Poi non l'ho più toccato. L'ho ripreso. No, non è che l'ho ripreso. Ho visto solo le sue comparse nella Crazy Doc di Frederick. E là mi sta molto simpatico. Non so ultimamente come sta andando, perché i suoi ultimi video non li ho visti. Da quello che mi dico, sta andando molto bene e fa bei format. Qui in mezzo, aspettate, qui in mezzo, ci sta dai. Una settimana fa guardate i suoi video, beh, apprezzabile, gente che se ne intende abbastanza. E anche quello è un po' un punto debole di Pardini. Ok che fa alcuni video,
incentrati proprio su come usare i Pokémon in competitivo. Quelli ci stanno un botto, quelli sono bellissimi. Sono poco editati, ma fatti bene. Però ne devi masticare di competitivi per seguirlo. Poi Cydonia, Cydonia. Allora, Cydonia è costruito per due cose: le Dambattle e le teorie. E le fa tutte e due alla grande. Vabbè, a parte Chiara che edita, ma insieme fanno un buon duo. Sono simpatici se Dambattle e Cydonia sfonda quei copioni, quei papioni che non stancano però, che non stanco. Per vederti un'ora di Cydonia non ti stanchi. È molto brava a narrare, questo c'è da dire. Anche le gag che interrompo ogni tanto, in momenti seriosi, ci sta un botto. A livello narrazione è quasi a livello di Creepy, però Creepy è più incentrato sul gameplay, Cydonia più sulle teorie proprio di Pokémon. E anche Dambattle, e Dambattle sfondano molti meme. Soprattutto l'idea di far decidere i soprannomi e i commenti è geniale. È geniale secondo me. Quindi Cydonia è una bella S, però sempre lo rivedo. Non so se è qua ragazzi, non so se, però S se la merita. Rickabrods. Video su TCG. Sarà copia sputata di Caterpie? Assolutamente no. Lui non è un giocatore competitivo, ma intrattiene bene, molto bene. Fa 40 minuti di video, però le battute le fa al momento giusto. Crea i mazzi for fun, non crea i mazzi competitivi che usano tutti. Però devi masticare un po' di TCG. Ci sta, il problema è che è troppo fissato su portare solo i mazzi. Se portasse i suoi mazzi a giocare, se portasse anche altri video su carte Pokémon, in generale, sarebbe anche meglio. Quindi dai una B qui. 40 minuti di video, però poco pesanti. Non sono né troppo pesanti né troppo leggeri. Quindi ci sta. Weedle. Weedle, che dici? Pokémon Xenoverse. Ci ha detto tutto. Weedle, però, oltre a Xenoverse, mi dispiace che non faccia altri contenuti. Prima portava molte robe interessanti, tipo i Pokémon più macabri, le voci Pokédex più strane, che sembra format banale giorno d'oggi. Però prima non li portava quasi nessuno. E è stato un buon canale, Giocricco e Starkia. Giocricco purtroppo era stato il gruppo, non so perché. Però se dovessi contare i fangame come progetto YouTube, sarebbe in S. Io Guido ed è una A. Qui. Cioè, se vedi i vecchi video del canale, sono ancora buoni da vedere oggi. Un pochino invecchiati, ma sono buoni da vedere. Anche l'idea di chiamare ogni volta gli iscritti in modo diverso è super interessante. Che sarà ripresa anche da altri YouTube, anch'io sto un pochino riprendendo. E vabbè, Widonina penso sia più che onesto. Drudge, Drudge, colonna portante di YouTube di Pokémon. Ora molto meno. Era bravo a portare gameplay, era bravo. Un po' come Pokétonks si portava gameplay, però li portava bene. Allora, secondo me il suo apice è stato aggiunto dai regali dei fan, barra acquisti del mese. Non so perché, erano leggeri da seguire. Ora purtroppo è quasi morto su YouTube. Però si incentrava anche molto sui spacchettamenti e da quel punto di vista era molto meglio Frederick. Intratteneva meglio. Anche se gli spacchettamenti c'è poco a intrattenere. Quindi Drudge, anche se è stato abbastanza importante, però secondo me i suoi video migliori, anche, sono quelli dove non è necessariamente Pokémon, tipo i Trivia Crack Kingdoms, quelli fanno spaccare. Drudge lo metterei Tuberanza. Tuberanza ora non porta più Pokémon, infatti io valuto per quello che ha fatto in passato. Ok raga, scusate i voiceover, però in live avevo completamente svuotato la mente di tutto ciò che Tuberans aveva fatto nell'ambito Pokémon, che era oltre a qualche gameplay sporadico, quella di Randomizer, barra gameplay classici, quello su cui puntava di più era i trading card game, a volte spacchettamenti, ma pochi, ma soprattutto sul gioco di carte online, più su i mazzi, eccetera, nel 2016. E non vi nego che io ho iniziato a giocare a trading card game proprio grazie a Tuberanza Online,
Ora però, purtroppo, vedere i suoi video su Trading Card Game è quasi inutile, dato che sono molto vecchi e intesto solo ok, ma comunque c'è da dire che è stato molto importante per importare il gioco del TCG Pokémon in Italia. Ed è da lì che sono nati anche altri canali come Ricca Broccia e Caterpie, che hanno trovato il coraggio di creare proprio dei canali creati ad hoc, per far capire quanto veramente il pubblico si affezionava al contenuto, e per un bel po' di tempo l'ha supportato. Poi, purtroppo, dal 2018 in poi ha completamente mollato il TCG, ma perché purtroppo la gente si è interessata anche all'altro. Vabbè, purtroppo, cioè ci sta, Tuberancia anche ai tempi non portava soltanto TCG. Purtroppo qui avevo dato un voto molto basso a Tuberanza perché, ripeto, non mi ricordavo assolutamente niente di tutto quello che aveva fatto nell'ambito Pokémon. E ora che ci penso, non è stato non importante. Quindi probabilmente dai una valutazione diversa. Ora non so di preciso dove lo metterei, tra la B, poco sopra Brad Baker, credo. Toto dai 96, anche questo youtuber recentissimo, 2021. Allora, Toto dai non è uno youtuber, come dire, innovativo. Lui si concentra più sulle analisi dei leak, dei trader, e anche di come è andato Pokémon in generale, emblematico il suo video Il problema del passaggio al 3D. Lo riporta con qualità, con calma, senza correre. E i suoi video sono rilassanti a seguire, però hanno un ritmo molto lento. Questa è un po' la sua nota dolente. Ultimamente sta lottando molti social e là sta facendo le big views, ma ci sta. Ci sta anche portare indovinelli. Indovinelli, ragazzi, indovinelli Pokémon. Non si vedeva da anni. Sì, però Totodile si impegna in quello che fa. I copioni scrive bene. I suoi video sono medio lunghi, 8-10 minuti. La sua ricerca per le fonti è accuratissima, quindi promosso. Il problema è il ritmo dei suoi video, che è abbastanza lento. Quindi dai una A, però in fondo. Gravi, allora Gravi è stato, non è molto conosciuto nell'ambito Pokémon. Ha portato gameplay Pokémon, però lo valuto comunque come PokéTuber, perché porta spesso contenuti Pokémon. Allora, diciamo che è un po' calato rispetto in passato. Prima era molto più simpatico, molto più editoso, però anche oggi se ti vedi un suo gameplay non ti stanca. Anche quei zoom sulla telecamera tipo. Dato avere la mascotte Chop, ci sta, sembra una cosa un po' stupida. Per buono. Per buono rende più simpatico il suo canale. Anche i talk showtime. Passo 30 minuti ma non te ne accorgi. Gravier è bravo a intrattenere. Bravo a intrattenerci, creando una quantità su di meme imbarazzante. Ha una community fedelissima. Gli darei una A, ma non so di preciso. Qui. Dai. Shaoyo, eh sì. Anche saluto Shaoyo, anche se è nato da Zelda. È un'icona il suo canale. Il canale di Zo. Novembre 2021, inizia a fare video sui leak Diamante Lucente per Splendente. Guardando qualche suo video, ho notato una cosa mi puzzava, ma più andava avanti, più si intensificava quell'odore di puzza. È la stessa cosa di Totodile 96. Stesso stile di narrazione, stesso stile di editing, stesso stile di miniature. Non è un freebooter, perché secondo me freebooter è: prendi un video, lo ricarichi sul tuo canale e ci aggiungi due o tre cosette, ma che non danno un cazzo in più al video originale. Quello è freebooting. E tra l'altro, molti suoi video invecchiano male, dato che molti si incentrano sui leak. Idea è una D. Anzi, tra l'altro, qualche suo social l'ha copiato bellamente da Totodile. Per esempio, com'era? Non indovinerei mai di che tipo sono questi Pokémon. L'ha copiato bellamente da lui. 17 TTube. Attivo fino all'anno scorso. Ho recuperato i suoi video solo di recente e sono fantastici. Perché ci ficca in mezzo anche una, tra virgolette, prestazione attoriale, perché non è un attore, ma vabbè. Sono molto fighi a seguire. Una delle sue serie
più migliori è Traumi Pokémon. Traumi Pokémon che è la base di Confidenza di Sidonia. E tra l'altro è narrata in un modo molto molto simpatico. Non si basa solo sul legge, no, proprio lui fa le semi animazioni con i bambini che fanno. Vabbè. Niente Pokémon ai piccoli perdenti. Sembra una stupidaggine. Però da tratto il suo canale, ma il suo vero tratto, ripeto, sono dove fa il bimbo minchia che lo insulta. Insulti degli haters anche, best serie. Ho visto poco, ma quel poco che ho visto mi ha attirato moltissimo. Il 17 Tube va in A, in mezzo ad Axo e Matti. Da Drake. 2020. Non mi ricordo. 2022 è iniziato. Sì, 2022, quest'anno. Da Drake in soli 6 mesi si è costruito un grande pubblico. Ok, ha beneficiato un po' del fatto che Federic, Axo e altri YouTuber lo spammavano. No, perché era già ideografico, infatti già era conosciuto su Instagram e in generale nella community Pokémon per essere uno dei più bravi grafici in Italia, a tema Pokémon. I suoi video hanno una qualità buonissima, infatti non capisco come cazzo fanno, come cazzo fa a tirarne fuori uno dopo 3 giorni. Perché ogni volta trova un'idea nuova, è un grande per questo. Il problema è anche lui che ha un ritmo lento, la sua narrazione un po' piatta, però che è bravo. Non si può dire nulla. È bravissimo. Stupefacente come YouTuber. Però non è proprio il mio stile. Sì, rilassante, ecco. Aggettivo perfetto, rilassante. Come Totodile. Solo che lui più calmo. Secondo me. Quindi darei una A. Una A bassa. È semplicemente bravo e innovativo, lo so. Boh, magari correggo dopo la tier come messa, che qua non sono sicuro di alcune scelte. Poi si vedrà. Matteo Agostini. Anche lui in New Entry, è entrato da pochissimo, tipo 2021. Era già famoso su Twitch, infatti aveva già partner, aveva 34.000 follower, qualcosa del genere. E ha portato con successo il suo pubblico su YouTube. Non, vabbè, quasi tutto, però vabbè. Allora, ho visto pochi suoi video. Ho visto pochi suoi video, ma più che altro, più che sul competitivo, anche se non è un giocatore competitivo, il competitivo lo delega solo agli Souls. I suoi principali video sono le Nuzlocke su Radical Red, che sono praticamente estratti dai suoi live, ma ci stanno. L'azienda Lotta format che sta spopolando di questi tempi. Un pochino di analisi di Rick. E anche di analisi un pochino competitiva, perché lui fa le analisi dei trader, ma in modo competitivo. E ci sta. Ci sta, ho visto poco. Lo metterei in B. Davanti Pardo, mi dice più di Pardo. Poi, allora, qua, due YouTuber molto particolari. Galaxy, non mi ricordo. Galaxy non mi ricordo, mi ricordo che cazzo di numeri aveva, ma comunque, cioè, era stato più famoso nel 2014, 2015, 2016. Poi se n'è andato. Non so perché. Mi era simpatico, editava bene, faceva content molto interessanti. Anche se alcuni già fatti erano molto interessanti a seguire col suo stile, molto ritmico. Però Gaxi era bravo con i suoi video. Purtroppo, peccato che se n'è andato. Quindi darei una B sopra loro. Penso ci stia. Infine, Davide Izzo, il mio amico, l'ho messo qua giusto per il meme. Perché è uno YouTuber che non usa voce nei suoi video. Porta più alcune challenge ogni tanto. Ultimamente sta facendo sentire per le sue guide su Radical Red 3.0. Che tra l'altro sono scelto io, vabbè. Non saprei. Lo saprei, ripeto, l'ho messo qui per il meme. Ah, margine di miglioramento. Sì.